È gioco forza che nella rissa è il motivo dei due molto forte li porterà a uno scontro. È proprio una dichiarazione di duello. Si sfideranno. Però, ripeto, il duello non può apparire come un duello giuridico perché le norme dell'epoca, teniamo presente che Amleto sembra essere stato scritto verso la fine del XVI secolo. Siamo già in una piena epoca storica nella quale il duello giuridico è già messo al bando. Giuridico medievale ancora prima, però il duello giuridico cavalleresco è stato già messo al bando. Quindi non può apparire per legge una tragedia che vada ad inneggiare al duello giuridico come risoluzione dei casi, perché verrebbe messo al bando e viene passa come un duello gioco e probabilmente le norme lo hanno fatto passare così. E questo discorso si trova poi, come dicevo, a risolversi nel campo di gioco del duello. Ora, io il duello in sé non lo voglio analizzare secondo il punto di vista cinematografico, perché non ha senso, perché analizzando tre film, uno degli anni 40, uno degli anni 80 e uno più recente, quello di Branagh, sono tutti duelli brutti. Come sempre, purtroppo nel cinema c'è troppa presenza di stuntman, ma anche quello degli anni 40, dove ci sono maestri d'armi, non vengono usate le armi giuste. Le armi giuste lo dice Shakespeare stesso quali sono. E quali sono? Sono rapier and dagger. I termini non sono inglesi, sono, come dire, inglesizzati, perché sono termini di origine o francese o italiana. Perché l'Inghilterra non ha una tradizione di duello. E durante la metà del Cinquecento esplode la moda del duello all'italiana, duello d'onore, con tutta una serie di motivazioni. L'Inghilterra non ha questa cultura, questa tradizione, per cui dovrà, gioco forza, attingere a culture altre. Dagger è la daga italiana, rapier è la rapier francese, che è la striscia italiana, spada lato. Queste saranno le due armi. Infatti Amleto dirà, ah, due armi, dirà, non una, perché l'inizio si parla di un'arma, la spada, poi dirà spada e daga, e allora lui dirà, ah, due armi allora. E questo sarà il duello, classico duello, arma difensiva, arma offensiva, arma difensiva, arma offensiva, classico gioco, sempre questo. Questo duello è un duello risolutivo perché in questo duello ci sono degli atteggiamenti. È un gioco per cui Amleto va a toccare Laerte. Laerte non ci riesce mai, ma quando lo colpisce lo ferisce. Perché è un'arma appuntita e in più è un'arma avvelenata. Succede che c'è una rissa, perché Laerte colpisce un po' a tradimento dopo essere stato toccato due volte da Amleto, colpisce a tradimento, lo ferisce a tradimento senza esserci l'azione del duello. Amleto reagisce lanciandosi addosso, buttando l'arma. Tutte e due appoggiano, mollano l'arma, arrivano a una specie di rissa corpo a corpo, vengono divisi nel dividerli, prendono la prima spada che è lì e il primo che la prende è Amleto, ma prende quella di Laerte. Quella di Laerte è avvelenata e Amleto toccherà Laerte. Toccando Laerte, Laerte sa che morirà. Arriviamo prima al discorso che vi dicevo del perché è un duello giuridico. Perché lo stesso Laerte, quando Amleto gli dice, ma io sono disposto al confronto, vediamoci tranquillamente, cioè io sono disposto a questo confronto. Laerte infatti dice, la mia natura, quella che più dovrebbe eccitarmi alla vendetta, è soddisfatta da queste parole, quando Amleto gli dice, facciamolo, no? Io accetto la sfida. Ma in termini d'onore mi riservo di riconciliarmi, finché da qualche vecchio e ben noto maestro
di simili questioni, e qua sta parlando di maestro di simili questioni, sta parlando di scienza giuridica, di scienza cavalleresca. Questo è duello giuridico. Chiaro. Io non mi abbia un parere o un precedente che garantisca intatto il mio nome. Intanto, fino allora, io accolgo come affetto l'affetto che mi offrite e adesso non farò torto in alcun modo. Questo è poco prima dello scontro, quando si incontrano e si rivolgono la parola. Queste parole di Laerte sono chiare, il duello è giuridico, da lì non si scappa. Questa è scienza cavalleresca, parla di maestri. Questioni, maestri di simili questioni. Maestri di simili questioni sono i giuristi, giuristi del duello. E dicevo, quando c'è lo scontro vero e proprio, quando Amleto, poi scambiando per sbaglio, prendendo la spada di Laerte avvelenata, colpirà di nuovo Laerte, Laerte ferito dirà: è qui Amleto, tu sei morto Amleto, non c'è medicina al mondo che possa giovarti, non hai mezz'ora di vita in te. Lo strumento traditore, appuntito e avvelenato è in mano tua e l'infame astuzia si è rivolta contro di me. Eccomi qui disteso per non alzarmi più, anche tua madre è avvelenata, io non posso più. E qua Laerte dirà una frase storica, dice: il re ha tutta la colpa. E a quel punto Amleto dirà: la punta avvelenata anche e sia veleno all'opera tua. Colpisce il re dicendo tradimento e tutti abbandoneranno il re, lui si getterà sul re e ucciderà il re. Il re verrà abbandonato proprio perché c'è il tradimento. Dichiarato il tradimento, tutti ascolteranno Laerte che sta dicendo: ha avvelenato la regina, perché nel frattempo il veleno che il re voleva dare ad Amleto in una pausa di calore da far bere ad Amleto viene bevuto dalla regina. Il re non la può fermare, rimane, vede il crollo di tutta la sua intelaiatura, la regina incomincerà a star male, a cadere, a morire, e non si capirà perché. Laerte nel frattempo sta morendo perché è stato ferito dalla spada avvelenata di Amleto. Laerte si toglierà il peso di una vendetta che si è reso conto essere sbagliata e vuole ripagarla, vuole ripulire se stesso e vuole mettere a posto, vuole mettere ordine e dice: io ti ho avvelenato, morirai anche te, avrai solo mezz'ora, avete sentito? Però ha deciso tutto il re che ha avvelenato la regina. La regina è morta, sta morendo, è morta, Laerte sta morendo, Amleto morirà e Amleto si potrà lanciare contro il re e ucciderlo. Dopodiché Amleto morirà. Una strage, ma che risolve tutti i problemi. È morta Gertrude, la regina, una regina che sa le cose ma non le affronta. È morto Laerte, perché è una vendetta cieca e si ritorcerà contro di lui. Muore Amleto perché ha ucciso il padre di Laerte, ma Amleto riuscirà a vendicare suo padre uccidendo il re. Non saprà Regno che il re Claudio ha ucciso il padre di Amleto, ma saprà che ha ucciso con lo stesso veleno la regina. Vendetta perfetta, chiusura di tutto. Il duello è risolutivo. Con questo video io chiudo su Amleto, apriamo domande, confronti benissimo, però competenti ovviamente e coerenti. E rimando al prossimo video e come sempre, quod per duellum acquiritur, de iure acquiritur.